Eccoci qua, allora nuovo giorno, nuovo giro, nuovo vlog. Come avete letto dal titolo, oggi con Simo vogliamo esplorare la possibilità di fare multisport in bici. Quindi, ora io sto partendo da Belluno perché Simo non ho capito che casino abbia fatto, mi ha cambiato i piani 36.000 volte in una serata praticamente, e quindi andiamo a recuperarlo da qualche parte. Ora non so dove sia, qualche parte lo troveremo. L'idea è quella di arrivare in cima al Nevegal, fare una discesa verso il lago e poi là approfittare della professionalità di Simo, che oltre a fare il tester per caschi, protezioni con tutte le sue cadute, è anche un istruttore di kitesurf. Quindi io, è uno sport che non ho mai provato, ho detto perché non approfittarne, e con l'occasione abbiamo deciso di fare anche un vlog, perché la discesa che andiamo a fare nessuno dei due l'ha mai fatta, quindi uniamo l'utile al dilettevole. Ma vado alle ciance, risparmio un po' il fiato e vado a cercare Simo. Eccolo, dovrebbe arrivare. Eccolo là in lontananza, guardalo! Yeah! Allora? Bene, tu? Hai trovato? Ce l'ho fatta! Guarda che chittato da corsa, race! Ok, senza accorgersene, tra una ciaccola e l'altra siamo arrivati alla casera e adesso facciamo, speriamo, le ultime salite di giornata. Molto molto buono, Simo! Hai visto che? Tu fuori... professionale, quello che lascio là il cambio. Molto buono cadere qua. Guarda che vista. Ma dove ti porto? Va che vista. Allora, poi noi dobbiamo arrivare laggiù in spiaggia, dove Simo, che ci darà la sua lezione, ci darà il suo sapere. Vediamo quello che riusciamo a fare in base alle condizioni. Ma e le basi del kite quali sono? Cioè, uno come fa a iniziare? Per iniziare bisogna volerlo. Ok. È una di quelle cose che se non ti impegni non impari. Ah, è proprio difficile quindi. No, non è difficile, perché se ti impegni in 6 ore sei sulla tavola. Ah dai? Sì. Però l'importante, questo lo diranno tutti gli esperti, tutti i kiter che sanno di cosa stanno parlando, l'importante è partecipare. Anche è che le prime nozioni ti vengano date, perché se ti inventi di lanciare un kite da solo è molto probabile che come minimo fai un 20 metri con la faccia a terra in spiaggia. Eccoci arrivati allora in cima. Qua arriva l'impianto della Coca e qua abbiamo la brigata Cadore, giusto? Esatto. E ora andiamo a cercare il nostro trail, dove parte. Ne abbiamo poche informazioni e ben confuse. Siamo arrivati al punto di partenza ma non sappiamo dove parta. Ce n'è uno che parte, pare di là, scenda di là, uno di là. Il primo pezzo va giù qua. E poi si sdoppia, una parte va a destra là, e dopo taglia in giù. Ok. E una parte invece va giù dritta qua. Ok, ne andiamo di là. Quello è quello più battuto. Quello più battuto in realtà è quello che va a destra, quello che va di là. Così e poi va in giù. Ok, facciamo quello allora. E allora partiamo, andiamo a cercare questo trail. Andiamo avanti sì, ma in una vasca scoperta, che è più coraggioso. Gli aioni che si vedono dall'autostrada, che spettacolo. Quindi abbiamo sbagliato sentiero, adesso abbiamo due opzioni, Simo: o ritorniamo in su e facciamo quell'altro o ce la rischiamo. Settimana scorsa in mezzo ai rovi mi hai detto una frase,
Guarda che belle le nuvole che vengono su. No, non è la frase. Settimana scorsa in mezzo ai rovi mi hai detto una frase. Guarda che belle le nuvole che vengono su. No, non è la frase. Ok, il nostro spirito sportivo allora ci impone di risalire, spingere le bici su in cima. Dopo una mezz'oretta buona di spintage e ravanage, siamo tornati al punto di partenza. Vabbè ragazzi, anche questo fa parte dell'enduro. Abbiamo attraversato la valle, morale della favola, e ora stiamo andando avanti un po' a caso, facendo questo traverso molto free ride. Chissà dove siamo, cioè so dove siamo perché siamo sempre sotto, ma chissà dov'è il trail. Che ravanage! Simo ha detto che c'è il sentiero, ma noi qua non possiamo mai deconcentrarci perché qua sotto potrebbe esserci qualsiasi cosa. Meglio fare un check? Meglio fare un check perché là vedo un'altra via che va. No, basta! Non vorrei... Uno di qua, uno di... Non ho voglia di tornare indietro. Mi pare una scena familiare vissuta mezz'oretta fa questa. Oh, sembra già migliore dell'altro questo. Bello! Uno dentro, no. Ok, pare che una sorta di sentiero l'abbiamo trovato. Chissà dove ci sta portando Simo. Ok, sta continuando la nostra avventura di ravanage nella giungla. Abbiamo saltato un po' di schianti, un po' di roba. La situazione più o meno è da un 20 minuti che stiamo scendendo dentro per la giungla. In teoria qua dovremmo estremo vezzo. Non pensavo di vedere una strada. Sì, no, infatti. O vuoi continuare giù dritto? Io vado giù dritto ormai. Continuiamo giù dritti? Bello, bello! Yeah! Allora, Simo mi ha convinto, quindi birretta, panetto con la porchettazza e poi si va diretti in acqua, giusto? Salute all'acqua! Salute! In realtà abbiamo ancora un paio di chilometri ad arrivare in acqua, ma facciamo! Quindi Simo adesso da vera guida turistica local del lago, con casco integrale bardato da downhill, ci fa fare il giro del laghetto. Ok, allora adesso io e Simo beviamo il caffettino e poi in un semplice schiocco di dita siamo in acqua. Cambiati e chittati in fradittino con piede rigorosamente bianco, davvero ciclista. E ora Simo ci darà la sua prima lezione, giusto? Esattamente. Quindi, spiegaci un po' la componentistica. Qua abbiamo la tavola. Allora, qui abbiamo una tavola, un po' così, però è una tavola. Qua dentro questo zaino c'è il kite. Perfetto. Lo gonfiamo e poi il kite ha una barra con delle linee. Le linee sono i fili. Comunque nota Simo che prima noi eravamo lassù. Bellissimo, siamo venuti giù di lì. Attenzione. Ma secondo te cosa succede se noi gonfiamo il kite adesso e lo lasciamo qua buttato a caso? Vola via. Vabbè, per forza, okay. Però la pompa c'ha un cordino. Ok, quindi se vola via sia la pompa che il cordino. No. Ha una liscia per la caviglia di chi gonfia. È da attaccare al kite così, mentre tu lo gonfi. Volo via col kite. Il kite non vola via. Dai, pompo io. Per favorire, io ti faccio un po' di video. Io. No, vai, pompo io e basta. Ok. Pompo proprio così, ignorantemente, con la GoPro in mano. L'hai gonfiato, stacchiamo la pompa, chiudiamo tutte le cosine qua per proteggerlo, ma... E poi lo parcheggiamo. E così il kite sta fermo e parcheggiato in spiaggia. Però se c'è vento forte ci buttiamo sopra anche un po' di sabbia o ghiaia o
qualcosa di un po' pesante, in modo che il kite stia fermo anche se il vento è fortissimo e se lo vuole portare via. Allora, Simo mi ha imbragato. Se non mi vedete più nel video che finisce qua, vuol dire che non sto più respirando, giusto? Perché è da donna, quindi vuol dire che sono ancora magro, posso ancora indossarlo. Vediamo un attimo come funzionano i sistemi di sicurezza, giusto perché tu abbia delle nozioni. Abbia così, che così, poi ci sa mai. Se mai imparerai lo sai già. Qui c'è un anellino dove si attacca il leash. Il leash è l'unico pezzo che resta, è il primo cavo da attaccare. È l'ultimo da staccare. Qui invece c'è il chicken loop. E poi in un altro vlog ti racconto la storia del chicken loop. Ok. Quando tu stai pilotando il kite, hai la barra in questa posizione qua e la usi come andare in bicicletta. Così. Esatto. Ok, okay. Questo è il movimento perché questo allunga e accorcia le linee, queste linee qua esterne, dette anche back. Ok. Ok, e fa girare il kite a destra e a sinistra. Emergenza. Se sei in emergenza, molli la barra come prima cosa. Ok, okay. Va, se poi vai proprio in panico totale che devi sganciarti, spingi quello in avanti e okay. Dovrebbe. Ok, okay. E, si stacca. E si stacca. Io non lo uso mai, è per quello che è un po' ossidato. Okay. Però capita di usarlo. Ok, così, sono tranquillo. Così tu sei tranquillo, rimani attaccato a una linea sola. E questo fa smettere di volare il kite. Allora, adesso abbiamo lanciato un cosiddetto trainer, che è un piccolo kite. Ok. Per imparare a pilotare. Il movimento è questo, ok? Okay. Vedi come ti ho spiegato prima? Fai una linea più lunga e una linea più corta. Quando vedi che scende indietro è perché stalla un pochino. Prova a metterlo adesso. Prova a metterlo a quell'altezza lì e stai a tenerlo fermo a quell'altezza lì. Piano piano ci vai. Ok. Ah, bravo. Adesso va giù perché è calato un po' il vento e è un po'. Tende un po' a stallare sto kite perché è un po' rovinato, ecco. Simo, se io adesso volessi tirarlo giù. Molla la barra! Come molla la barra? Molla la barra! Lascia andare la barra, molla tutto, molla tutto Ricky. Guarda che lo tengo. Guarda come viene giù. Che spiale. Che figo. Penso che possa servire. Sì. Vieni su in cima con me. Ok, quindi avete un po' avuto anche voi un'infarinatura di kite, ringraziamo Simo, fatemi sapere con un commento se vi è piaciuto il vlog, che semmai ne faccio altri così, e ci vediamo al prossimo video. It sound white, boy.